la seconda tappa del World Expo Tour di presentazione dei contenuti di Expo che la Regione Lombardia fa e farà in tanti paesi che partecipano ad Expo. Siamo stati a Barcellona, oggi al Parlamento Europeo, all'incontro con la Commissione sul tema che noi vogliamo sviluppare particolarmente, che è la lotta alla contraffazione alimentare, un tema legato ad Expo che è un danno grave per l'industria agroalimentare italiana, oltre 60 miliardi all'anno il consumo di prodotti che sembrano italiani ma che italiani non sono, oltre a essere un rischio per la salute. Su questo abbiamo trovato la sensibilità della Commissione europea su un documento che abbiamo scritto e elaborato noi, e quindi sarà uno dei temi centrali di Expo l'iniziativa della Regione Lombardia su questo. Abbiamo fatto Barcellona, anche qui incontriamo imprenditori che sono qui, che lavorano qui, perché vogliamo che siano un po' gli ambasciatori, se mi consente, l'ambasciatore di Expo nei vari paesi. Devono essere loro a diffondere il tema, il sostegno a questa grande fiera esposizione internazionale, che non sarà solo importante per i 6 mesi in cui ci sarà, ma per quello che lascerà dopo. L'impegno che noi vogliamo, il lascito che noi vogliamo che ci sia con Expo, è proprio la sensibilità sul tema dell'ambiente, della qualità dell'aria, della lotta alla contraffazione alimentare ancora. Quindi l'incontro con la comunità italiana che risiede nei vari paesi è importante, perché devono essere loro poi a mantenere viva l'attenzione sul tema. L'obiettivo è molto semplice, è quello di contrastare il consumo di prodotti contraffatti attraverso vari interventi sul nome, sull'etichettatura, sulla produzione, sulla garanzia che il prodotto che suona come italiano, l'Italian Sounding, sia effettivamente italiano. E quello che chiediamo è l'impegno della Commissione, dei paesi europei soprattutto, a sottoscrivere questo protocollo d'intesa, che è un impegno istituzionale e politico che poi si può tradurre anche in una normativa specifica, perché l'investimento principale è l'investimento nelle abitudini. Occorre che i governi sensibilizzino al proprio interno i cittadini, perché rifiutino di comprare prodotti che sono evidentemente contraffatti. Più che un obbligo giuridico, è una questione di abitudine e di cultura. È l'investimento più difficile, più importante, che passa attraverso prima di tutto la condivisione di questa grande battaglia. Sappiamo di avere degli alleati in Europa, alcuni paesi, altri un po' meno, sono un po' più freddi, diciamo, ma il fatto che la Commissione abbia aderito al protocollo è una cosa importante. Presentazione al Parlamento Europeo con il governo italiano, con la società Expo. Su Expo c'è una grande alleanza in Italia di tutte le istituzioni, è una cosa utile, positiva, giusta. L'Expo potrà avere ricadute molto positive anche sui territori, la Lombardia, noi siamo impegnati in questo. Non tutte queste grandi esposizioni hanno avuto successo poi, e noi vogliamo che invece da noi il successo ci sia, e stiamo lavorando intensamente per questo. E anche per questo ho incontrato stamattina il direttore generale che si occupa di ricerca e innovazione. Con lui ho parlato del centro europeo di ISPRA, uno dei centri che si occupa proprio di questi temi. Andrò prossimamente a visitarlo e ho chiesto e ho ottenuto la disponibilità a sviluppare dei progetti comuni, Regione Lombardia e il centro di ISPRA, e anche organizzare lì un evento in vista di Expo, invitando tutti i presidenti delle regioni italiane. ISPRA è un centro di eccellenza, non solo perché è in provincia di Varese naturalmente, ma perché è uno dei centri su cui la Commissione europea ha deciso di investire. È poco conosciuto in Italia e quindi merita un palcoscenico, una visibilità che stamattina abbiamo concordato di dare. Io ho parlato ieri con l'assessore Mantovani, oggi ci saranno questi risultati. È un'ispezione che ho voluto, anche se la Regione Lombardia non è direttamente
protagonista del caso Stamina, perché l'accordo è stato fatto tra l'ospedale e la fondazione, però siccome riguarda un tema che mi sta molto a cuore, cioè la ricerca scientifica, voglio evitare, ho voluto evitare che questo argomento passasse come una questione che viene trattata non nel modo giusto, le polemiche che ci sono state. Voglio far chiarezza, oggi sarà pronta la relazione, domani incontrerò il ministro Lorenzin e parleremo anche di questo.